Fermatevi! Ma non vedi che sono due alti dignitari dell'impero? Vai a chiamare il vescovo Valerio. Megali, pace a te. Valerio. Pace a te, Cassini. Sia pace a questa casa. Pace a voi. Pace a voi. Pace a voi. Benvenuto in questa casa, Megaglio. E a te, Alipio. Vi aspettavo. Vi ringrazio di essere venuti con tanta premura. Ecco Agostino. La discordia sia lontana da noi. Essa nasce quando si ama solo se stessi. Se vuoi essere ammesso nel nostro cenobio, devi apprendere bene a leggere e a scrivere. Oh, Alipio, Megalio, che bella sorpresa. La pace sia con voi. Pace a te, Agostino. Pace a te, Agostino. Pace a voi. Non interrompere il tuo insegnamento. Andate pure avanti. Ci vediamo dopo. Ci fermeremo qui qualche giorno. Venite, venite. Ricordo del martire beato Policarpo. Lettera della Chiesa di Smirne alle comunità cristiane. Fratelli, tre giorni prima del suo arresto, Policarpo, mentre pregava, ebbe una visione e disse ai suoi compagni: io dovrò essere arso vivo. Ma egli non fuggì, fu arrestato. E mentre veniva condotto allo stadio tra gli insulti di un grande popolo, si udì una voce dal cielo: sii forte, Policarpo, comportati da valoroso. Il proconsole gli disse: insulta il Cristo e ti rilascio. Sono 86 anni che lo servo, rispose Policarpo, e non mi ha mai fatto torto. Ho a mia disposizione delle belve, riprese il proconsole, ti sbraneranno. Falle pure venire, disse Policarpo, non cambio il meglio per il peggio. Poiché disprezzi le belve, concluse il proconsole, ti farò consumare dal fuoco. E fu posto sul rogo. Ma poiché il fuoco lo lasciava illeso, gli empi lo trafissero con un pugnale. Uscì fuori una colomba dal suo cuore e tanta copia di sangue che spense il fuoco. La folla rimase piena di meraviglia nel vedere quanta differenza passava tra gli infedeli e gli eletti.
Adesso potete parlare. Abbiamo attraversato la città per arrivare fin qui. È una Babilonia. Tutta l'Africa è una Babilonia. E ormai tutto l'impero. Abbiamo anche incontrato dei monaci eretici. Sono come dei banditi. Il bandito spoglia i passanti dei loro beni o toglie loro la vita. L'eretico deruba i cristiani della verità e li separa dalla Chiesa. Il mondo sembra travolto da un'invincibile confusione. L'impero è diviso e discorde. L'unità della Chiesa è minacciata dalle eresie e dalle sette. Prima l'eresia di Ario, poi i manichei. Adesso, soprattutto qui da noi in Africa,